Salve a tutti, in uno degli ultimi articoli sul mio sito ho accennato all'uso del clomifene, il Clomid, nel trattamento della ipofertilità maschile. È un farmaco che viene utilizzato effettivamente off-label, ossia non è indicato nelle linee guida, utilizzato molto più negli Stati Uniti. Il clomifene è un modulatore selettivo del recettore per gli estrogeni. E recettori per gli estrogeni che sono presenti a livello dell'ipofisi, per cui effettivamente il clomifene è un regolatore dell'inibizione degli estrogeni sull'ipofisi. Non voglio andare su argomenti tecnici. L'ipofisi è un po' una nostra centralina che stimola le ghiandole a lavorare e a produrre i loro ormoni. A livello testicolare, l'ipofisi produce per il testicolo LH, che stimola le cellule dell'Leydig a produrre testosterone, e FSH, che stimola le cellule del Sertoli a lavorare e la produzione di spermatozoi. Le cellule del Sertoli sono un po' le infermiere degli spermatozoi, le cellule che accompagnano lo spermatozoo al suo sviluppo, nel suo sviluppo. Allora, succede che talvolta questi ormoni, ad esempio una quantità elevata di testosterone, facciamo conto, la persona che fa sport e assume il testosterone, questo testosterone in eccesso viene registrato dall'ipofisi che inibisce il segnale di produzione a livello testicolare, una sorta cosiddetta di feedback negativo. Se c'è troppa sostanza in circolo, l'ipofisi impedisce alla ghiandola deputata a quella produzione di lavorare perché ce n'è troppo. Questi sistemi permettono di mantenere nel nostro equilibrio, nel nostro organismo, un equilibrio perfetto. Allora, il clomifene cosa fa? Inibisce in parte quell'azione appunto di regolazione, di inibizione che fanno gli estrogeni presenti anche nell'uomo, in modo che l'ipofisi continui a lavorare in maniera abbastanza assidua, è come se fosse un fantino che continua a stimolare il cavallo. Questo può essere uno stimolo in un testicolo che è un po' lento, un ipofertile, che produce pochi spermatozoi e che produce poco testosterone. È come se il clomifene avesse un'azione pulsatile, LH-FSH, cioè accompagna, aiuta l'ipofisi a fare il suo lavoro. Ecco quindi che il clomid, il clomifene, può essere proposto nell'uomo che ha un calo di produzione di testosterone per tentare di far lavorare di più il testicolo a livello di attività steroidogenetica, quindi nella produzione del testosterone. Dall'altra parte potrebbe essere utile, sempre a livello delle cellule del Sertoli, del testicolo, per migliorare e aumentare la spermatogenesi. Ripeto, è un off-label, per cui non lo troviamo indicato nelle linee guida, dove effettivamente abbiamo le gonadotropine o altre molecole utilizzate a tal scopo, ma effettivamente poi nell'applicazione pratica dell'attività clinica, dell'attività dell'andrologo in maniera molto pratica, potrebbe trovare un'applicazione nel tentativo di migliorare la steroidogenesi e la spermatogenesi del nostro testicolo. So che è un argomento tecnico, non sempre immediatamente facilmente comprensibile, basta ragionare sulle regolazioni del nostro organismo, questi feedback, e piano piano si entra nel meccanismo e quindi di regolazione del sistema endocrino. Con questo vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.